Un mastino. Un mastino nero, lucido, metallico. Un cane mastino con un occhio solo. Vitreo, in mezzo alla fronte. Una mano che schiaccia un bottone. Dall'occhio del mastino parte un fascio di luce. Intensa, verdastra, elettrica. Moltissime noci di cocco. Evviva! Abbiamo trovato le noci di cocco! Abbiamo trovato le noci di cocco!
Abbiamo trovato le noci di cocco! Abbiamo trovato le noci di cocco! No, no, un momento, Le noci di cocco le ho trovate io e me le mangio io, No, calma ragazzi, facciamo un ragionamento. Nella vita gli uomini non sono tutti uguali, ci sono uomini normali e uomini di intelletto. Non a caso, le noci di cocco le ho trovate io. Tu sei uno e noi siamo tanti. Tu sei uno e noi siamo in tanti. Tu sei uno e noi siamo in tanti. Non perderete mica di spaventarmi con le vostre minacce. Tu sei uno e noi siamo in tanti. Tu sei uno e noi siamo in tanti. Sì, è vero. Tu sei uno e noi siamo in tanti. Tu io sono uno, ma loro sono tanti. Sei uno e noi siamo bisogna tanti. Che li calmi, Di certo non con le noci di cocco. Tu sei uno e noi siamo in tanti. Ecco, bisogna che inventi qualcosa di serio, di importante. Vuoi cominciare con la violenza, il rispetto e l'educazione, il rispetto per quello che siamo, per quello che abbiamo e tutto quanto il resto. Bisogna che inventi qualcosa di importante, di civile, di democratico. Ci sono! Ho trovato. Invento lo Stato. Sdraiati sull'erba, soltanto un attimo prima di fare l'amore. Grillo che canta, un'aria bellissima intorno, che odore. Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana. Sarà la zona. Cerchiamo un posto migliore. Ora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. È una cara ragazza, comincio a sentirmi eccitato, più che un odore, una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale. È micidiale, non c'è via di scampo. Sì, devo per forza farmi uno shampoo. Uno shampoo, sì. Uno shampoo. Scende l'acqua, scroscia l'acqua calda, fredda, calda. Giusta. Schiuma soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro, è una dolce cascata che gli dà un senso di pace. Benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia. La sedia è la sedia, visione globale dell'oggetto, generalmente di legno, faggio evaporato, noce nei casi migliori, talvolta di vimini, caso limite, non globale. La sedia serve per sedersi, e se di vimini stride alla pressione dei culi obesi pesanti, sempre seduti. Se ne deduce inevitabilmente che la sedia opera nell'umanità una piccola divisione.
ma chi ha la sedia è gentile e la cede a chi è in piedi? No. Modalità per il possesso della sedia. La sedia non si compra. Oddio. L'acquisto diretto è un po' volgaruccio. Arriva lì uno bello, fiero. Prende la sedia e non si siede. Oh. In piedi. Sopra la sedia. Dopodiché, sedie libere. E chi le prende e chi non le prende, altre tecniche, altri sistemi, si fa la domanda, si preferisce farsela dare. La domanda sarebbe, tu mi metti lì e io poi. Allora mi siedo e tutti, sì, ah. E nasce così la famosa sedia democratica, detta anche sedia clientelare. La sedia rende, eh? Però, anche per la sedia clientelare non è ammesso il ricambio dei culi. Tutto al più è concesso il gioco. Tu vieni qui, io vengo lì. Pronti, via! Già. Gli esseri non sono molto cambiati. Vanno ancora nelle aule di scuola a truccare un po' di medicina. Fettine di chimica. Pezzetti di urbanistica con inserti di ecologia. Ad ore pressappoco regolari. Ed esiste ancora il bar. Tra un intervallo e l'altro. E poi? E poi l'amore. Per costruire una felicità, come noi ora, una coppia, e ancora tante coppie. Unica diversità, un viaggio in India, sono due cavalli, due, come noi. E poi ancora una porta, ancora una casa, ma siamo convinti che sia un'altra cosa. Perché abbiamo rapporti diversi, non può finir male. Perché abbiamo la chiave moderna, abbiamo una iale. Perché è tutto un rapporto diverso che è molto più avanti. Ma c'è sempre una casa con altre aspirine calmanti. E mi trovo di nuovo a marcire in un'altra famiglia, la nostra, la mia. Abbracciarla guardando la porta è la mia poesia. Amore, ti lascio, vado via. Non c'è popolo più pieno di spunti nuovi come gli americani, eh? E generosi, eh? Gli americani, loro non prendono mai. Danno. Uno vince la guerra, conquista l'Europa e trova, che so, una lampada Liberty, bella. Che fa? Il saccheggio è ammesso, la fa sua. No! Civilizzano loro. È una passione. E te ne mettono lì una al quarzo, tutto bianco. E poi? E poi luce! E neon! E vita! E colori! E poi ponti, e autostrade, e grattacieli, e aerei, e... Chewing-gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. La cultura non è mai... Non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film. Bello. Bellissimo. Ma guai... Se manca un po' di quella superficialità, necessaria, eh? Necessaria. Sotto sotto c'è sempre un po' il western. Persino nei manicomi riescono a metterci gli indiani. In molti individui è già una sfrontatezza che abbiano il coraggio di pronunciare la parola io. Sembrerà fantascienza.
come se ti dicessero: pensa e scegli. E qualcosa ha già agito nel tuo cervello. Che lavorano per controllo, che proliferano silenziose. Noi non le creiamo mai, quelle molecole false, cancerose. Non sapremo nemmeno se sono esistite quelle cellule ingorde, insaziabili, enormi. Voraci e affamate di noi ci mangeranno come vermi. E gli amori continuano a nascere dolcemente come consolazione tra una donna e un uomo che non è più un uomo ma un'infezione. Avrebbe voglia di rovesciare tutto, di introdurre un'inversione, uno sfasamento, una curvatura, una confusione. Ma anche negli atti più insoliti, la sua vita è un meccanismo perfettamente oleato. L'attore. Qualche rara volta sembra quasi che si riesca a romperlo, questo meccanismo. Una specie di magia. In quell'istante il meccanismo regolato della scena si interrompe. A metà di una frase l'attore si arresta. La sa a memoria quella parte, che recita ogni sera. Ma forse questa sera si rifiuta di andare avanti. Gli altri personaggi si irrigidiscono con il braccio sollevato. La misura che l'orchestra ha cominciato si prolunga indefinitamente. Bisognerebbe ora fare qualcosa. Dire una parola qualsiasi, che non sia scritta nel copione. Pezzi, ma non è per colpa mia. Se una cosa non la usi, non funziona. Ma che vuoto, se un ginocchio ti va via. Che tristezza, se un'ascella ti abbandona. Che rimpianto per quel femore stupendo. Ero lì che lo cercavo mago mago. Poi da un treno perso un braccio salutando. Mi dispiace che ci avevo l'oro.